Cristian Costinelli, direttore di IMG Ricordi, e il professore Delta, direttore dell'Archivio Storico Ricordi. Questo perché? Perché questa butterfly non è una butterfly normale, tra virgolette, comune, quella che sentiamo tutti i giorni, ma è la butterfly del 904 di Brescia, la seconda rielaborazione di Puccini delle quattro, la quarta fu la definitiva, e quindi ha delle particolarità. Ecco, diciamo che non è una butterfly che non abbiamo sentito, che è diversa dal solito, è la solita butterfly, ma con delle differenze, quindi con delle curiosità. Quindi abbiamo un'opera, diciamo tra virgolette, popolare, una delle prime in classifica tra le prime 10 opere più rappresentate al mondo, e anche però un'opera che ci dà degli spunti di interesse che fanno sì che il nostro teatro riesca a fare anche operazioni, diciamo tra virgolette, quelle che si chiamano comunemente. Io sapevo che Casa Ricordi, qui rappresentata in pompa magna, potremmo dire, ha una sorpresa da annunciare, vero? Prego. Buongiorno. Abbiamo portato dall'Archivio Storico Ricordi una riproduzione della partitura autografa, appunto di Madama Butterfly, sull'aria di Un bel di Vedremo, riproduzione che intendiamo donare al teatro in questa occasione così importante, perché testimonia, diciamo, la punta dell'iceberg di quello che l'archivio di fatto conserva per quanto riguarda quest'opera, che è stata anche messa in scena sotto forma di mostra e nel passato, perché sì, la partitura autografa, ma in archivio conserviamo anche tutto il materiale iconografico legato alla prima rappresentazione, perché quindi bozzetti, delle scenografie, figurine, dei costumi, perché vale la pena ricordare che Ricordi era l'editore del compositore, ma agiva anche come una specie di impresario, quindi si occupava appieno della produzione delle rappresentazioni. Quindi in archivio conserviamo i documenti chiaramente relativi alla stesura, che sono chiaramente il punto di più alto valore, ma anche tutti questi documenti e le lettere che ad esempio testimoniano il rapporto non solo professionale, non solo economico, tra editore e compositore. Perché è importante ricordare che Giulio Ricordi, che era allora dirigente, aveva con Verdi prima e con Puccini poi un rapporto che andava ben oltre i contratti, ma c'era una stima dovuta innanzitutto a una sensibilità musicale e anche al fatto di saper coltivare il talento, cioè nel saper motivare e saper guidare il compositore nel senso di fornirgli quell'infrastruttura anche distributiva che permise prima Verdi, poi Puccini, di diventare dei fenomeni, diciamo, musicali internazionali già da vivi, cosa non banale. Quindi sì, il genio, ma genio supportato da una macchina distributiva, economica, di creatività industriale, se vogliamo dire, perché l'opera aveva anche questa componente che non è trascurabile. E quindi ora invito comunque tutti a scoprire i materiali dell'archivio che sono disponibili online e approfondirli con la dovuta calma. E prenderei il documento, questa è appunto la pagina di Magnifico, che è uno dei momenti apicali dell'opera, ricordiamolo. Con le macchie di inchiostro, tabacco, caffè che Puccini usava da poter lasciare su questi documenti. Bello, emozionante. E hanno fatto, tra l'altro, diventare matti i nostri restauratori che nel 2012 hanno restaurato tutte le partiture di Puccini. Quindi veramente da esaminare, che meraviglia, Mi sorprendeva, adesso sta sfogliando la pagina con una certa emozione. E immagino che ora obbligherà Daniela Dessì a eseguire questa versione, visto che bellissimo. Naturalmente adesso che ci sarà qualcosa di diverso, ma ricordiamo.